Devo ammetterlo, non mi aspettavo affatto che il riparatore fosse un robot gigante. Forse è un gigante gentile quando non combatte in pirata. Non mi fido troppo dei robot giganti, ma vedremo. Che ne dici? Ci divertiamo? Potresti convincermi. Ah, ma questa puzza è così. Magari è il momento di prendere un ultimo scarafaggio. Basandomi sulla mia esperienza.
forse Pierre ha capito l'antico. Basandomi sulla mia esperienza, non credo. Fasico fosse riparabile? Allora saremmo in guai seri. Ma ora non ha senso preoccuparsene. Ah, sono frustrate ed eccitate insieme! Fissate le bandiere e avvisate gli altri! Dobbiamo fermarli prima che arrivino al riparatore! Di accenderlo. Non si era spento perché era rotto. Ah, questo deve essere il pulsante di accensione. Sta radendo al suolo questo posto! Ostacolo! Riparare un atto vano e fugace! La nostra essenza è la distruzione! Sei diventato il distruttore! Ed un compagno rosso come me! Accetto!
accetta la tua condizione. Caso sta parlando di me? Per il tuo braccio. Non dargli retta, Lattina. Se tu sei rotto, allora lo sono anch'io. E invece io e te siamo fantastici. Ti è venuta qualche idea? Perché io sinceramente non riesco a pensare mentre scappo da un robot gigante con istinti omicidi. Ci sto lavorando. La miniera colla? Grande. La cura è illuminazione. Ma io non merito questo onore. La saggezza mi sfugge. Saggezza? Forse ho un'idea. Sono tutta orecchie. Io sono rotto. Non posso riparare. E non posso essere riparato. Non cadere, non cadere, non cadere. Oh, mamma. Potrebbe smettere di crollare tutto, grazie! Io funziono ancora. Fisicamente sono cambiato, lo so, ma tu mi hai aiutato a capire che resto sempre Clank. Questo mi rincuora. Quando i Ballard mi hanno chiesto di proteggermi, ho colto la fragile natura frammentaria di ogni cosa. Tutto è questo. Posso immaginare l'angoscia. Ma se riesco ad aiutare qualcuno, allora non tutto è perduto. Come posso ripagare questo favore? Puoi riparare questo? Grazie. Hai appena donato speranza a un vecchio robot. Sono io a doverti ringraziare. Ora torniamo alla nave, ok? Resta in linea. Quanto del fato è disponibile? Devo aggiungere altro? Comunque. Ovvio. Spero che Recet abbia costruito un nuovo dimensionatore. Allora, vogliamo parlare di come mi hai salvata poco fa? Chi? Io? Certo. Sei un talento naturale anche nella mia dimensione. Beh, grazie, Rivet. Hai fatto rinsavire il ragazzone! Ti hai chiesto parlo io. Accidenti, si vede! Zuccherino, questo è un affarone! Anzi, il basulame! Questo classico ma efficace strumento di distruzione scaglia proiettili affidatissimi che rimbalzano ovunque. Giustizia rapida e triturante! Ancora! E ancora! E ancora! Assicurati di tenere le lame affilate, pasticcino!
che mi piace! Altra potenza non si rifiuta mai! Ora vediamo dove andrai a parare! Sempre a tua disposizione! La nave, ok? Ovvio. Spero che Rete abbia costruito un nuovo dimensionale. Allora, vogliamo parlare di come mi hai salvata poco fa? Chi? Io? Certo. Sei un talento naturale anche nella mia dimensione. Grazie, Rivet. Se qualcuno può costruire un dimensionatore, quello è Ratchet. Scommetto che Ratchet ha tutto sotto controllo. Ma è un oceano! Niente male, eh? E pensa, costruito questo arnese e salvata la dimensione, avrai l'intero universo da esplorare. Non ti preoccupa per niente il futuro, con tutte le sue incognite. Beh, a dire il vero, su Savali mi hai chiesto se volessi trovare la mia famiglia. Per molto tempo è stato così. Io lo volevo davvero, ma non riuscivo a trovare il coraggio. E se poi mi avessero deluso? O se magari fossi stato io a deludere loro? Io non... Comunque, ormai ci siamo. Alla stazione di Kedaro tengono le ricerche segrete dell'imperatore, inclusa l'unica forgia Rubion che può costruire il dimensionatore. Quindi non abbiamo altra scelta. Molto bene.